Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti, ora incominceremo il capitolo 19 di Tanya. L'Alter Rebbe aveva spiegato precedentemente che c'è una strada corta per risvegliare l'amore per Dio, e questa strada è non di creare un nuovo amore tramite la meditazione e la conoscenza intellettuale, ma di risvegliare l'amore nascosto che c'è nel cuore di ogni ebreo. L'Alter Rebbe aveva detto, nel capitolo 18, che bisogna comprendere quattro cose su questo amore nascosto. Numero uno, qual è la radice di questo amore? Numero due, come l'abbiamo ereditato? Numero tre, qual è la natura di questo amore? Sarebbe dire, quando uno ha un amore, vuole qualcosa. Cosa vuole questo amore? E numero quattro, come questo amore comprende anche il timore incorporato in esso? Come è possibile che il timore incorporato nell'amore sia stato amore e il timore sono due cose diverse? L'Alter Rebbe ha spiegato nel capitolo precedente, nel capitolo 18, che questo amore si trova nella anima dell'ebreo, specificamente nella saggezza dell'anima divina. Perché? Perché la luce divina infinita risiede e si rivela nella saggezza dell'anima divina. E dunque ha risposto alla domanda: qual è l'origine di questo amore? E poi ha spiegato come, da dove l'abbiamo ereditato. L'abbiamo ereditato dai nostri avi, Abraham, Yitzhak e Yaakov, perché loro erano proprio una carrozza divina, sarebbe dire totalmente auto-abnegati a Dio, senza avere una propria volontà. Di conseguenza hanno meritato di dare in eredità a tutti i loro discendenti in eterno un'anima divina che incorpora questo amore dentro di sé. Dunque rimane da spiegare gli ultimi due punti, che sono: qual è la natura di questo amore e come questo amore include anche il timore. Dunque Alter Rebbe dice così adesso. Per spiegare meglio quello che c'è scritto nel versetto, Ner Hashem Nishmat Adam, la candela di Dio è l'anima dell'uomo. Cosa significa questo? Che il popolo ebraico, che loro si chiamano Adam, la loro anima è come la luce della candela. Che noi, se noi guardiamo una candela, vediamo che la fiammella della candela saltella di continuo. Perché la natura della fiammella è di saltellare sempre? Perché la luce del fuoco desidera di natura di staccarsi dalla miccia che la trattiene e di collegarsi e integrarsi nella sua radice, su, nella base, nell'elemento del fuoco generale, che questa è la radice dell'elemento del fuoco, è sotto la luna. Come è spiegato questo in Etz Chaim? Adesso non è esattamente sotto la luna, ma significa sotto la sfera della luna, perché noi dobbiamo immaginare che il mondo è come una cipolla, il sistema solare è come una cipolla con tante sfere una dentro l'altra. Queste sfere sono trasparenti, non si vedono, sono pure. Su ognuna di queste sfere sono fissati diversi elementi, per cui al centro c'è la Terra, alcuni astri sono sulla prima sfera, seconda sfera, eccetera, così via. E dunque la base del fuoco è sulla sfera della Luna, non sulla Luna stessa, sulla sfera in cui la Luna è fissata. Per cui sotto la Luna non è preciso, è sotto la sfera della Luna. Ci sono quattro elementi. La terra è l'elemento più pesante, più materiale,
e dunque più basso. L'acqua è più elevata e dunque avvolge la terra, è sopra la terra. E solo per, dunque di natura, l'acqua va sopra la terra, solo per natura, per miracolo, scusate, per un miracolo divino che Dio ha fatto con la sua bontà, che la rocaha arez alamaim, che ha disteso la terra sopra l'acqua. Questa è una cosa soprannaturale. Poi c'è l'elemento dell'aria, che è più elevato dell'acqua e dunque avvolge l'acqua. E poi c'è il fuoco, che è ancora più elevato dell'aria, e vediamo che il fuoco saltella di continuo perché la sua natura è di integrarsi e ritornare nella sua origine, mentre la natura dell'acqua è proprio l'opposto, di scendere giù. Se metti l'acqua in un posto che non è livellato, andrà nel posto più basso. Mentre una pietra può stare nel suo posto, non è che deve per forza prendere ogni discesa. Adesso questa natura del fuoco non è una natura razionale, perché quando il fuoco torna nella base del suo elemento, che abbiamo detto sotto la sfera della luna, lì il fuoco si spegnerà e non illuminerà per niente, né giù né su, perché lì è nullo totalmente. Questo fiammifero, questo fuochetto, questa candela è nullo e totalmente abnegato rispetto alla sorgente del fuoco. Nonostante ciò, il fuoco desidera tornare alla sua sorgente. Dunque il versetto ci dice: Ner Hashem Nishmat Adam, l'anima dell'uomo, parlando dell'anima divina, e così non solo la, sono tre livelli dell'anima, non solo la Neshama, ma anche Nefesh e Ruach, loro desiderano e hanno questa grande voglia di separarsi e staccarsi dal corpo per collegarsi nella loro radice, nella loro sorgente, che è Dio, la vita e tutte le vite, ben che sia. Nonostante che l'anima sa che lì, tornando nella sua radice, tornando, reintegrandosi in Dio, sarà uno zero totale, sarà totalmente annullata, non rimarrà niente di essa, della sua prima essenza e sostanza. Nonostante ciò, questa è la sua volontà e questo è il desiderio dell'anima di natura. Cosa vuol dire di natura? Natura, quando usiamo la parola natura, significa che questa è una cosa irrazionale, che non è una cosa che c'è un motivo intellettuale, una cosa al di sopra della natura, al di sopra di qualsiasi spiegazione. E dunque anche qui intendiamo che questa volontà non è una volontà razionale, ma una volontà che è al di sopra della mente, dell'intelletto, di quello che uno può afferrare e comprendere. E questo è il livello della saggezza dell'anima divina, che abbiamo detto che nella saggezza dell'anima divina illumina la luce infinita di Dio, beato sia. Perché è proprio una saggezza? Perché come la saggezza è astratta, impossibile da afferrare, anche Dio è astratto, impossibile da afferrare. Quando intendiamo saggezza, intendiamo chokhmah, abbiamo detto questo lampo che illumina, che è inafferrabile. Quando uno ha afferrato qualcosa della chokhmah, è solo una minima parte, e quello non è più chokhmah, ma è già binah. E dunque, adesso Atrebbe ha spiegato cos'è la natura dell'anima divina, la natura dell'anima divina come quella del fuoco, di volere integrarsi nella sua sorgente, nonostante il fatto che sia annullata totalmente. Atrebbe aveva parlato precedentemente che ogni ebreo dall'anima divina ha questa capacità di dedicare la sua vita per Dio. E dunque quando un ebreo gli punta una pistola addosso e dico o ti inchini all'idolo o ti uccidiamo, dice uccidimi, perché è pronto a morire per non staccarsi da Dio. Questo amore per Dio deriva dalla saggezza dell'anima divina,
che in essa la saggezza divina è rivelata, illumina la luce infinita di Obedesia. Perché è proprio una saggezza? Questo deve spiegare che questa è una regola in tutte le cose del lato della santità. Cos'è la santità? È quello che deriva dalla saggezza. Che la saggezza si chiama il Sacro Supremo. Perché proprio la saggezza si chiama il Sacro Supremo? Perché la saggezza ha questa prerogativa di autoobbligazione, di annullarsi. E dunque il Sacro Supremo è nullo totalmente alla luce infinita di Dio, sia che è investita in essa. E dunque la saggezza si annulla, autoobbligazione a Dio. E per questo la saggezza si chiama Chochmah. La parola Chochmah è un acronimo, Koach Ma, una forza. Ma cos'è? Come dire niente, sai? Una cosa indefinita. E dunque la saggezza, la Chochmah, è proprio il massimo della nullità, autoobbligazione. E questo è l'opposto totale delle forze negative, delle clipot, dell'altro lato, che da lì derivano le anime delle nazioni del mondo, che loro fanno i fatti loro e dicono dammi, dammi, dammi da mangiare, perché vogliono alimentare il loro ego, essere una cosa per conto proprio, proprio l'opposto della saggezza. E per questo si chiamano morti, perché la saggezza fa vivere. Sai, vuol dire, quando c'è annullamento a Dio, questa è vita, perché ti connetti a Dio. E invece, quando c'è ego, c'è scritto Yamutu velo Chochmah, moriranno senza saggezza. E così anche i peccatori e i malvagi di Israele, prima che arrivano alla prova di dedicare la loro anima a Dio, anche loro sono considerati dei morti. Perché la saggezza che c'è nella loro anima divina, con la scintilla di divinità che illumina la luce infinita di Obedesia, che è investita nella saggezza dell'anima divina, si trova in esilio nel loro corpo, nel corpo dei malvagi e dei peccatori. L'esilio cos'è? Proprio l'esilio dell'anima animale, da parte della buccia, della forza negativa, della parte stessa del cuore, che essa governa e regna nel loro corpo. E questo esilio qui, che l'anima animale regna e l'anima divina è esiliata, è sottomessa, è oppressa, questo è il segreto dell'esilio della presenza divina. E perciò questo amore dell'anima divina, che da parte di questo amore uno è pronto a morire per Dio, che la volontà dell'anima divina è di attaccarsi, collegarsi a Dio, vita di tutte le vite, benedetto sia, si chiama amore nascosto. Perché è nascosto? Perché è nascosto, ricoperto dall'abito di sacco, un abito grosso, della buccia negativa dei peccatori di Israele. E dunque non è rivelato. Perché non è rivelato? Perché l'anima animale nasconde l'amore dell'anima divina. E l'anima animale fa entrare lo spirito di stupidaggine, di peccare, come dicono i saggi, che una persona non avrebbe mai peccato se non fosse per uno spirito di stupidaggine che gli è entrato in testa. La Terebbe sta parlando precedentemente dell'esilio dell'amore nascosto, che si trova in esilio nell'anima animale, per dire che l'anima animale copre, nasconde l'amore nascosto, l'amore che noi abbiamo per Dio, e dunque fa diventare questo amore un amore nascosto. Adesso la Terebbe spiega, però dovete sapere che l'esilio che l'anima animale può fare alla saggezza dell'anima divina non è essenziale, è solo alla saggezza che si espande in tutto il corpo. Lì può essere in esilio dall'anima animale, ma l'essenza della saggezza dell'anima divina non è mai in esilio. Perché la radice, la parte principale
della saggezza dell'anima divina è nella mente, e siccome è nella mente non si investe nel sacco delle forze negative che è nel cuore, nella parte sinistra, e dunque non è proprio in esilio, solo che è addormentato. Vorrebbe dire l'essenza della saggezza dell'anima divina non è in esilio, solo la parte che illumina il tutto corpo, quello è in esilio. Ma l'essenza non è in esilio, l'essenza è soltanto addormentata nei peccatori, e dunque non ha effetto su di loro finché loro sono occupati con la loro mente, con la loro conoscenza e con il loro approfondimento nei desideri e nei piaceri di questo mondo. Però quando i peccatori, i malvagi, arrivano a una prova nella loro fede in Dio, che la fede è al di sopra della conoscenza e arriva a toccare fino all'anima, fino alla saggezza dell'anima, allora lì si risveglia l'anima dal suo sonno e agisce con la sua forza divina che deriva dalla scintilla divina che è investita in essa. E come dice il versetto, Vaikatzki Hashem Hashem, e Dio si è svegliato come che fosse dormendo. Non è che Dio dorme, ma la scintilla divina che si trova dentro di noi spesso dorme, poi va un momento che si sveglia, e quando si sveglia uno riesce a superare tutte le prove in fede di Dio senza nessuna motivazione, senza nessuna razionalizzazione, senza nessun concetto intellettuale, ma di sopra della fede, della mente, della razionalizzazione. E dunque riesce a prevalere sulle forze negative, sulle clipot, sui desideri di questo mondo, sia quelli permessi che quelli vietati, nonostante il fatto che lui era abituato a fare queste trasgressioni, e riesce proprio a schifarli e di scegliere per sé, per il suo lotto e per la sua parte, soltanto Dio. È pronto a dedicare, a morire, santificare la sua anima per il nome di santificare il nome di Dio. Nonostante il fatto che tutta la sua vita le forze negative, le clipot, prevalevano su di lui, e lui non riusciva a prevalere su di loro. Come dicono i saggi, che i malvagi, i peccatori, loro sono in mano al loro cuore e non riescono a controllare il proprio cuore. Però nonostante ciò, quando arrivano alla prova nella fede in un Dio, che la base di questa fede è nelle montagne sacre, e questa è la saggezza dell'anima divina che lì è investita, la luce infinita di Dio beato che sia, allora tutte le forze negative si annullano totalmente, è come che non ci fossero davanti a Dio. Come dicono questi versetti, tutti i popoli sono nulla davanti a Lui. E c'è scritto, ecco i tuoi nemici Dio, ecco i tuoi nemici saranno persi, dispersi, separati. E c'è scritto un altro versetto, come che si scioglie la cera davanti al fuoco, così moriranno i tuoi nemici. E c'è scritto un altro versetto, le montagne come la cera sono sciolte. Montagne rappresenta il concetto di ego, che cos'è? Un pezzo di terra che si innalza. E dunque questa luce infinita di Dio, benedetto che sia, che è investita nella saggezza dell'anima divina, ha una forza enorme, talmente forte di scacciare e respingere l'altro lato, lato negativo delle forze negative, che non possono avvicinarsi neanche toccare i tuoi abiti, sarebbe dire pensiero, parola e azione, che sono legati alla fede di Dio. E dunque così noi possiamo respingere tutte le tentazioni e superare la prova di dedicare la nostra anima a Dio, di non fare nessuna azione contro la fede in Dio, come per esempio di inchinarsi a un idolo, anche se uno non crede nel suo cuore per niente a questa cosa qui, e così di non parlare male contro Dio, anche se lui nel suo cuore non intende dire queste cose, ma lo fa solo perché è obbligato, no? Lui neanche pronunciare una parola contro Dio non lo fa, perché il suo cuore è completo nella fede in Dio. E questo
concetto si chiama il timore che è incluso nell'amore. Sa vuol dire? Perché siccome uno ama Dio così tanto, allora teme staccarsi da Dio, teme fare dire o fare o pensare qualcosa contro la volontà di Dio. E dunque l'amore naturale che c'è nell'anima divina che ogni singolo ebreo ha, ha un desiderio, una volontà di attaccarsi alla sua radice, alla sua sorgente, che è la luce finita di Dio per te sia. Per via di questo amore e di questa volontà, l'anima divina ha paura di natura di toccare l'impurità anche col mignolo, tutte le impurità, l'idolatria, eccetera. Perché chas v'shalom, guai, perché questo è contro la fede in un Dio. E anche toccarlo esternamente con i propri abiti, che possono essere parola o azione o pensiero, senza fede nel cuore per niente. E dunque quando un ebreo considera che lui sarebbe pronto a morire, dare la sua vita piuttosto che staccarsi da Dio, sicuramente si accorgerà che lui deve evitare i peccati per stesso motivo, perché ogni peccato in realtà ti strappa totalmente da Dio. Numero uno. Numero due, deve impegnarsi a osservare tutti i 613 comandamenti, perché tramite ognuno di essi uno ottiene la connessione con Dio. E dunque se uno ama Dio, vuole connettersi a Dio, vuole che la sua anima si connetta a Dio, deve osservare ogni comandamento. E dunque in questa maniera noi possiamo utilizzare il nostro amore nascosto e il timore nascosto che è contenuto nell'amore nascosto come una motivazione per osservare tutti i comandamenti positivi e evitare tutte le trasgressioni, come sarà spiegato a lungo nei prossimi capitoli. Shalom a tutti!